Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in live. Siamo qui su Los Santos Live Italia e siamo qui con Emily Moore. Merica, abbiamo già una cosa da fare. Io vado in cappella. Il signor Scott. Abbiamo già una cosa da fare, abbiamo. Ci sarà la benedizione di un prete. Eccolo. A posto? Venga, venga, don, venga. Mi stava perdendo. So se ci serve una mappa per l'ospedale, penso. Non parlate di quella cosa lì. Andiamo, entra. Anche gli altri medici. Qua, sono qua. Madonna. Niente, già l'ha presa Michael, sicuro. Ma chi l'ha presa? Ma che velocità! Chi ha preso la chiamata? L'ha presa, l'ha presa. E niente, Michael c'ha il tastino pronto sul cellulare. Vabbè, entriamo dentro allora. Sì, entriamo, entriamo. Io sento offesa la salta. Metto così, io va bene. Io no. Vedi, vedi che mi tolgo il cappello. Beh, se tu vuoi lasciarti preoccupare. Metto dietro. Alla fine non mi messo. Abbiamo la benedizione del prete. Quando siamo tutti incominciamo. Siamo tutti. Siamo tutti. Come? Peccato, manca il dottore quello simpatico. C'è qualcun altro che vuole partecipare alla benedizione? Parli ora o taccia per sempre. Vada. Vabbè, vado io, dai. Che stiamo andando alla chiamata. Ok, non vi preoccupate. A posto, datemi un attimo e ci siamo. Ci tengo un'ostia. Ovviamente anche due. Sono prete e faccio quello che devo fare. Se voi mi volete seguire i gesti, fate pure, altrimenti niente. Beh, posso costringere. Allora, nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Signore, benedici tutti questi ragazzi che ogni giorno servono le vite e lavorano duro. Stagli dietro come una protezione e fai in modo che, diciamo, servino più vite possibili. Poi benedici anche tutti i malati, gli infermi, gli anziani che vengono ogni giorno e che stanno qua. E amen. Ciao Shark. Mi avvicino. E benedico per lo ripeto, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 A posto, abbiamo fatto. Oh. Complimenti, è stato veloce. Padre. Bravo padre, bravo bravissimo. Niente, niente, niente. No. Non mi vanno e perde tempo, che comunque ci avete da fare, se vi arrivo in chiamata, un casino. Grazie mille. Effettivamente siamo proprio pieni di lavoro. Spero per voi, no? Cioè, siamo oberati del lavoro. So. Assolutamente. Vabbè che siete in 500. No, veramente adesso in servizio siamo 14 più 2 che sono fuori servizio. Faccio, sono botto. Già. Grazie mille ancora. Arrivederci. Di niente, di niente. Quando mi serve, per ragazzo, qualsiasi cosa. Tu segui me che andiamo a fare la visita. È stato bravo, ragazzi. Io seguo prima. Allora, state dietro a Martino, che è quel povero ragazzo che c'è un sacco di problemi. Salve. Spesso qui in ospedale, oh quanta gente. Salve, buongiorno. Però il don è qui, può benedire. Come può benedirlo se vuole il don, però? Buonasera, ancora bisogno di qualcosa? Buonasera. Buonasera. Salve, buonasera. 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 C'è la cappella? Ah, ciao Rachel. Sì. Rochelle. Rochelle, Rochelle. Scusa, faccio sempre fatica. Lei vuole per caso fare una visita oculistica? Voleva vedere la cappella. Si può vedere? La cappella? Ah sì. Sì. Può sempre vedere. Non la sua, quella dell'ospedale. Certamente. Si può? Si può vedere la chiesa, fate prima. Ma... è una cappella, non è che... Se ma scusi, cappella, se... si finisce sempre con fraintendere. Ma è perché è un pervertito. Se avete la mente pervertita, non è mica colpa mia. Ma chi è il preto? Lei? È quello dietro di lei. È la tracchia, mi ricordo. Ah, ma lei è il signor abbandonato fuori l'aeroporto? Abbandonato, era arrivato, non è che era abbandonato. E vi mostra la sua cappella?
lei se lo dice così. Che ho detto? E ho capito, usi i termini più cozzoli. Ma poi non è mia, è dell'ospedale. Mi mostra la cappella dell'ospedale? E andiamo. Ah, sì, grazie. No, no, ci no, vuole no, anche una piccola preghierina, qualcosa. Vabbè, io ho appena fatto la benedizione, se vuoi te benedico. Ah, mi benedici anche? Andiamo. Vabbè, dai, vai, su strada, andiamo. Un attimo. Mi scusi, io preferirei che si chiamasse chiesa. La chiesa non è cosa. Ma che discorsi, mamma mia. No, no, già. Dimmi. Voglio accompagnarmi a fare le consegne. Se per la direttrice non c'è problema, ti do compagno. Sì, sì, andate. Ok, allora andiamo a fare le consegne. Ok. Va bene, a dopo. A dopo. Ciao. Oh. Morfeo, vieni nelle mie braccia, vieni ma... nelle mie braccia. Ma? E niente. Dottoressa, però lei ride. Eh? Eh sì, io rido, sì. Perché, cioè, tutti che ridono. Non è come primario, che se non ride mai. Ma questo è vero. No, dai, ride ogni tanto. Solo con ride. Lei ride. Ma faccia capire, col primario mi conoscete da parecchio? No. Ah, ho capito. Come va? Bene, cioè si lavora sempre tanto. Ha un rapporto normale di lavorativo, quindi. Sì. Ah, ok. Ah, chiedo informazioni. È sempre comunque buono sapere con i colleghi, conosci i colleghi. Bene. Che cosa? Niente. Ok. E voi siete sposati, fidanzati? Mamma mia, quanto lavoro che c'è. Sto proprio sudando. Siamo oberati dal lavoro. Attualmente no, facciamo un discorso interessante, comunque per conoscere la conoscenza. No, attualmente no. No, neanche io. Andrò a prendermi una ciambellina. Va a prendere una ciambellina, perfetto. Ma no, scusate, no, non vada, sono vada, sposato, vada, niente. Resto tranquillamente io tra le sue figure. Lei, chiederice? No, neanch'io. Ok. Interessante. Eh già. Capito. È in cerca? No. Direi di no. Non avrei tempo. Madonna, essendo sempre al lavoro. È la solita scusa dei medici, in realtà invece il tempo ce l'abbiamo. Ce l'avete? Sì. Faccio vedere in questo momento, stiamo parlando, in questo momento il tempo ci sarebbe. Se c'è bisogno di un ecco. Questo, mi chiama. Siamo così pieni di lavoro che il tempo ci piove. Contro. In tutti i sensi, poi, sì. No, pure non abbiamo più fuori. Mi sa che ha smesso. No. Oh, bene, posso fare la prova dell'elicottero. Sì, potremmo. Ah, appena finisce il primario la visita. Portali volentieri a fare un giro alla signora, la direttiva, se lei ha... So, sono esperto. Non so mi se... Vabbè, penso che posso venire con voi due. Mi alleno molto a casa. C'è un piccolo posto dove... faccio questo. Ah, ecco. Quindi sei già, diciamo, esperto e abile nel pilotare elicotteri? Molto, abbastanza. Oh, ottimo. Ottimo. Quindi solo voi due dovete farlo? Lo so, c'erano altri colleghi che volevano provarlo. Come è andata benedizione? Tutto a posto? Sì, è molto breve, sì. Morfeo si è addormentato. Sì. Come è andata la chiamata? Che bella sì, frase. C'erano due drogatelli al tequila. Dove si sono menati due? Avevo detto io che dovevamo andare a fare presidio al tequila, ora non mi vede stesso. Era pieno di gente, tra l'altro. L'ho detto. Andiamo tutti lì a buttarci dentro la folla. Ma viene anche la direttrice, ci andiamo. No. Come? Ma che fa? Direttrice, non segue i discorsi. Ma lei mangia sempre? No, capito. E già ho fatto una cosa, devo prendere un po' di energia, è un panino integrale col prosciutto cotto e cioè, sta ma poco. Più che altro mi sembra lo stesso che avevamo prima. Esatto.
Ma fate i cazzi vostri, se un po' smantellare lo stesso panino, guarda te. Cioè, avete mal di stomaco? No. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Perfetto. Avete visto il ragazzino che aveva accompagnato, Martino? Dov'è Martino? Lo sta visitando il primario. No, 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 lo sta visitando il primario. Primario, dov'è che venga a fare visita a Martino? No, no, l'importante è che stia bene. Sono nel mio ufficio. Io devo scappare perché se no non devo riesco a guadagnare. Salve! Buon lavoro. A posto, ragazzi. No, io non ho trovato niente. Siete tornati a essere oberati dal lavoro, a stressarvi? No, prima in realtà chiedendo, avevo visto pensato, che ho comprato casa, volevo prendere un po' di birra analcolica per tutti. Che ne pensate? Esatto, così festeggiavamo. Sì, grazie. Allora facciamo un salto. In macchina ci dovrebbero stare, tanto non... Quanti siamo operativi stasera? Quasi tutte. Quindi saremo 13-14. Sì, più o meno. Ma una cosa, prendi due casse. Due casse? 2 da 10, va bene. Bene. A posto. Dai, andiamo e torniamo. Andiamo. A fra poco. Io dormirò sul divano al quinto piano ancora per un po'. Io dormirò da qualche parte dentro l'ospedale. Se vuole non si preoccupi, vengo. Io dormo nella mia ambulanza. Io sto dormendo nella mia ambulanza, vedete un po' te. Non è comoda. Male l'ambulanza. Sì, sì, è comoda. Male. Cioè il lettino dell'ambulanza è comodissimo. Ah, giusto, sì. È più che altro bella spaziosa. Esatto. Ah, ci sono i divani su al quinto piano, ci affondi dentro, sono morbidissimi. Ma è tutto... c'è il vostro piano. Ma la sala delle specializzanti dove si trova? La sala degli specializzanti, non c'è proprio una vera e propria sala degli specializzanti. Non lo so, se volete potete usare, dipende, cioè per cosa dovete usarlo, cosa non lo so fare. Però... c'è quella sala riunioni, spaziosa. Se no ci rinchiudiamo nei lobitori. No, dai. No. Sicuramente staremo al fresco. Esatto. La sala. Possiamo metterci là. Anche la saletta mensa ci sarebbe, sì. C'è la caffetteria e c'è quella saletta vicino la caffetteria. Quella con i divanetti. Non vedo che arrivi una chiamata io. Così almeno si fa qualcosa. Se volete fare un giro, andate a fare un giro. Vabbè, no, solo questo qui. Un presidio. Non è un problema. Aiuto. La pazienza è la virtù. Questo lo sentivo di nuovo in faccia. Sì, sto. No. Cosa è successo? Non vedo più, direttrice. Non la vedo più. Adesso eccola. Ma anche lei è divenuta la sindrome del tapirulan. La sindrome del tapirulan. Eccola qua, la sindrome del tapirulan, passata. Cos'è che si sentiva in faccia? È un altro pugno in faccia. Sì. Ah no. Sì. Sentivo... No. Vado a fare consegne, mi sa che mi ci butto, va? Ma sì. Vado a fare consegne. Ciao. Ciao. Salve. Salve. Tu devi fare consegne? No, le ho fatte stamattina, grazie. Ah, ok. Ci sono 95 player. Ciao Andrea, come stai?
Bene, bene, da un po' che non ci sentiamo. Madonna, quante cazzo in branch sono? Da un po' che non ci sentiamo. No, però. Missione, ok. Ho visto che sei su red. Alzami, Totò. Perché io il volume ce l'ho alto, molto alto. Ma Andrea, io vorrei vederlo prima di rigiocarci. Che palle, consigli di medicine. Io vorrei vederlo prima di... Oddio, vorrei rigiocarci perché non ho ancora... Perché non ho ancora visto in qualche live, quindi prima vorrei vederlo. Vorrei vedere il live e poi dopo magari lo compro anch'io, perché ho visto molta gente è nata. Bene, bene. Magari ci sentiamo su Discord un giorno, Mix. Magari domani, se ti va. Sì, consiglio le sacche di sangue, va. Il flare. Ma no, non è vero, non sono finte, non consegno veramente le sacche di sangue. È la missione, mi vado per adesso, giusto per avere un motivo per andare sul blip. Le sacche di sangue servono per rianimare, cioè... Come è sempre stato, serve per rianimare. Vabbè, se non sento. Forse mi sa, Totò, è la... Che palle quando si sviene. Spero di non essere morto. Ok, mi sento bene. Con lo schermo nero sono un sacco di FPS. Ora sono 60 FPS.
Madonna, quanta luce fa questa ambulanza. Pure dietro la fa. E facciamo questa consegna di sangue all'ospedale di Pareto. Specializzando Scott in servizio. Buonasera. 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 Specializzando GG di nuovo in servizio. Buonasera. 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 Specializzando la piattola di nuovo in servizio. Buonasera. 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 Oddio. Porca puttana. Ai 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 ai. Ai 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 ai, che botta. Mamma mia. Fortuna l'ambulanza è bella grossa qua davanti, però.
Cambiamo l'ambulanza perché non vorrei che si rompesse. No, la facciamo dopo. Ritira il tuo pagamento. Voleva tagliarmi la strada. Oh, bene, va bene, bene. Oh. Sì, l'ho presa. Pronto? Lo Santos Medical Center, mi dica. Sì, salve. Senta, ma per caso fate anche consulenze psichiatriche? Sì, esatto. A posto, vi porto il mio ragazzo. Sì, io non ho fatto in tempo. Ok, va bene, in un ospedale... ho risposto io, chiedeva informazioni riguardo una possibile consulenza psichiatrica. Mandalo nella hall, poi a chi. Mi ha detto venga pure in ospedale che forniremo ciò che le serve. Ha detto ok, porto mio fidanzato, arrivederci. Colleghi, per l'equipe, per il controllo del mio duro, ci vediamo al tequila. Cosa? Ok. Ah, bene, mutato e è arrivato l'audio live, vedi? C'era qualcosa che non andava da parte tua?
Ma non mi ha messo la bassa degli FPS, oh. Mamma mia. Che cale di FPS terribile. Ma che è qua? Una mappa, cioè. A vedere. Figo, ci sta. Una caffetteria. Qua ci sembra la solita chiesa lì sotto. Di Mario c'è il signore in hall che l'aspetta. Arrivo. Come? C'è il signore in hall che l'aspetta per la visita. Vado in pausa 5 minuti. Ok. Ecco qua, a pagamento ricevuto. Salve. Tutto a posto? Ma io cosa devo... Hai parlato con il prima? Andare in bagno. Perfetto. Dopo il titolo là. Non ce la faccio più. Vado a fare un controllo in giro io. Ciao. Va bene, a dopo. Salve? Ha bisogno? Vero che corre? Sì. Mi dica. Non mi sento bene. Oh, andiamo dentro, va venga. Stiamo andando via, meglio pure. Come stavo andando via? No, stavo andando a fare un giro con l'ambulanza, ah. Però venga pure, venga pure. Grazie. L'accompagno dentro, l'accompagno. Salve. Salve. Che sintomi mostra, ecco? Mi gira un po' la testa. Ok. Non lo so. Sta perdendo anche forza, non sei più debole? Sì. Dove? Non la vedo. Sì, qui, signorina. Qui. Oddio. Stai diventando debole? Sì. Ok, perfetto, adesso non so cosa facciamo. Non subito mi sono una mai visita. Sentito così prima d'ora. Che è già occupato, venga pure. Mm-hmm. E qui anche già occupato. Altrimenti ti dissango qua, eh. Nicole. Ci vediamo in altri vesti. Nicole, ciao. Male. Prego, prego, venga. Perché no. Allora, un attimo che cambio guanti. Mi metto la mascherina, ecco qua. Pop, se ti senti male dimmelo. Eh sì. Fatto bella la mascherina. Cosa? Ah, è possibile cosa? Avere una mascherina? La devo comprare negozio, certo. Di maschere. Fai bene, ma si vede, hai un tipo atletico. Ok, perfetto, andiamo a fare l'analisi, venga pure. Allora. Siamo all'ultimo, ok, disinfetto la parte qui. Mm-hmm. Sirop, gli altri infiammatori non me ne dare più se vuoi. No, abbastanza. No. Ok, perfetto. Ha già preso l'antinfiammatorio? No. Tenga qua. Wow. Ne beveva uno. Grazie. E una mela. Perfetto, analizzo sangue intanto. Va bene. E poi oggi hai un numero di telefono. Ormai mi conosci. Ok. Sì,
Ok, ma scusi, com'è che ti sento, mi ha detto che è? Io ho delle belle novità. Mi sento debole. Debole? Sì. E poi? Riguarda il lavoro. Non lo so, al momento mi sento debole, basta. Ok, va bene, perché qui vedo che lei ha la flatulite. Oddio, e che significa? Niente, è una malattia comune, non si preoccupi, le porta subito la medicina. No, no, è una malattia comune, le porta subito la malattia. E cosa comporta? E scarichi potenti, diciamo... Di cacca? Sì, in poche parole, mi sta diciamo... dicendo che io rischio di cagarmi addosso. È una diarrea molto forte, però... È una diarrea molto forte. Se pesa in tempo non le fa venire grande stimolo. Infatti adesso è un pesa in tempo, lo tanto antinfiammatorio, le levirà un po' il dolore, diciamo, questo forte stimolo. Quindi se mi dà qualche secondo ora prenderà subito la medicina e vedrà che non dovrà andare, non si cagherà addosso come dice lei. Ma io ecco. Lo spero ovviamente. E se ho bisogno di andare in bagno poi le dirò dove sarà il bagno. Sì, magari. Aspetti qui che arrivo subito, Certo. Che cosa? Delle sacche che vieni tutte le settimane. Ah, nulla. Cioè, nel senso, magari un'uscita, ma tanto magari... Direttrice mi dice che posso farlo volentieri. Cazzo, la convinco io, dov'è la direttrice? Ecco qua. Addio. Ho preso la medicina. La ingerisca. Sì, un bicchiere d'acqua. E la pila la fa, vabbè, vuole il bicchiere d'acqua e lo prendo subito. Vediamo. Però ce la fa? Cavolo, mi stava rimanendo in gola. Ah, ok. Ora sta bene? Se fa sforzo, veramente sì. Dovrebbe già sentirsi bene dopo l'utilizzo della medicina. Provo a fermarmi se... Sì, vero? Ditegli di aspettare... La psicologica, chiedo scusa. Credo di sì. Perfetto. Però dovrò utilizzare un vostro bagno. Certo, venga. Se è possibile, perché a dire la verità mi sa che una scarica la dovrò comunque buttare. Mi sa proprio di sì, ecco. Mi sa proprio di sì, lascerò un bel cacadone. Figli di aspettare nella 1. Vedo io la chiamata. Qua a sinistra, prego. Guarda. Poi intanto devo guardare i documenti di identità e documenti. Alla sicurezza sanitaria? No. Allora, niente, intanto compilo la cartella medica e intanto farò pure dentro. Arrivo subito, Sì. Beh, il primo? Sì, sì. Io vi lascio un cacatone gigante, io glielo si preoccupi. Colleghi, qualcuno ha preso le chiamate? Io ho preso la prima, la seconda no. La seconda è stata presa, ma era la stessa della prima, passo. Liberti, vuole una mano? E sono già partito, un po' prima dovevi dirmelo. E tu che lo devi dire? Esatto. No, io se qualcuno in ospedale vuol fare in ospedale, io ce la faccio. Dai. Ma siamo in 50, se... Oddio. Le consiglio vivamente di non utilizzare questo bagno per le prossime 48 ore. Addirittura? Sì. Ok, sì. Perfetto. Dottor Liberti, stiamo arrivando io. Mi può dare adesso mi puoi dare la firma alla fattura? Sì, certo. Bene, sono $600. Ecco sul tablet, perfetto. Ok, grazie mille. Grazie a lei, mi ha salvato il culo in tutti i sensi. Sì. Oddio. No, devo togliere la maschera. Sì, è un modo molto veloce mettermi la maschera. Perdoni, se... scusi. Ma è una malattia infettiva questa flatulite? No, però prevenzioni, ecco.
capisco. Quindi prevenzione. Sì, ha ragione effettivamente, perché cioè, potrebbe diciamo rischiare che... di cagarsi addosso o cagarmi davanti, quindi potrebbe essere un po', diciamo, anche per noi medici. Quindi era per puzza. No, 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 è più alto anche per prevenzione alla malattia, che lo sa, magari è contagiosa, diciamo che non si sa. Solitamente non è contagiosa. Capisco. Però comunque mettiamo sempre la malattia quando mettiamo sempre la mascherina quando trattiamo con i pazienti. Ah, vabbè, ma mi sembra più che giusto. Eh sì, va bene, allora dovete tutelare prima di tutto anche voi, insomma. Eh sì. Va bene, le auguro una buona giornata. Grazie, è stata gentilissima e le auguro una buona giornata. Anche lei, buona giornata. Arrivederci. No, purtroppo no. Arrivederci. Allora gioca di brutti scherzi. Sì, sì, solito problema. Salve. Sì, sì. Salve. È un piacere vederti. Buonasera. Comunque. Sei ancora da apprendistato, giusto? Sì, sì. Da. Bene, sì. Bene. Fino a che ho questa divisina schifida verde. Dai, Iappa Di Maio, capisco. Io adesso ho portato un regalo. Mi hai portato un regalo? Da. Cosa mi hai portato? Da, birra analcolica. Una birra, avevo giusto sete. E poi analcolica, così la posso bere, grazie. Da, Drago pensa a tutto, non ho problemi. Grazie, anzi, proprio guarda, alla salute. Alla salute. Ascolta, Mamma Sebastian. Mia, che sete. Sì, mi dica. Tu volevi di sigaro, io do per dopo, non fumare qua dentro però. No, no, qua no, dentro no, non assolutamente si non si può fumare, signore. Dai, io ti passo il sigaro. Bene, grazie. Lo fumerò dopo. Che buona che era fresca. Secondo, grazie. Di niente, carissimo. Io ho chiamato da per rispondere. Tranquillo. Arrivederci. Emily? Ehi, Nicole. Come va? Tutto bene, tutto bene. Ho fatto le consegne. Okay. Adesso paziente con la flatulite. Oh mio Dio. No, ma non ha avuto nessun scarico, diciamo. Ha ancora la mascherina addosso, eh. Ah, c'è la mascherina, ci sta una signorina con i capelli ricci. Sì, fa un po' paura la mascherina, infatti non l'ho presa per questo motivo. Infatti ho preso questa qua, è più bella. Mi chiamo più uniforme, ecco. Mi mette ansia con la mascherina che c'è lei. C'è una signorina con i capelli ricci. Sì, mi mette ansia, non so perché. L'ho provata a indossare, ma avere una persona tatuata sulla mia bocca è un po' strano. Non ti sentiamo più, Nicole, non ti sentiamo. Ora? Sì, io sì. Ok, scusatemi. Quando ho dei problemi la gola mi fa parecchio male stasera, non capisco. No, hai preso una pillola stasera per la gola già? Sì, qualcosina sì. Allora per quel motivo lì ti dà problemi. Mm-hmm. Dopo che prendi la pillola ci vuole un po', devi dormire per poter, diciamo, farla riposare. Ah, ho capito. Signore, lei come si chiama? Molto lieto, mi chiamo Sebastian Rita. Sebastian, piacere, sono la dottoressa Anderson, Nicole. Cos'è, la sorella del dottor Anderson, il psichiatra? Sì, sì, sono la sorella del primario. Ah. Molto piacere. Piacere mio. Ma suo fratello è psichiatra? Cioè, suo fratello si è definito psichiatra e psicologo, ma mi posso fidare? Che io non sì. sono pazzo. Sì. Non voglio non voglio psicofarmaci. No, si può fidare, è abilitato in entrambe le specializzazioni. Ok. Ah, ma è un paziente lei del primario? Capisco, certo. Sì, sto aspettando che finisca il turno. Sa la strada dopo dove deve andare? Quarto piano, cioè quinto piano. No, quinto, casomai l'accompagno io, non è un problema. Me lo ricordo, scale sopra, dritto. Sì. So che adesso ha già una seduta, per quello sta attendendo, credo. Nessun problema, posso aspettare, tanto ci sono i miei colleghi, il concessionario. Ah, lavora il concessionario lei, Sebastian? Sì. Quale concessionario dei due? Quello di Downtown. Ah, quello di Downtown, ok. Come si trova? Bene, non mi lamento. Capisco. Bene, molto bene. Bene, dottoressa, bene. Ancora.
Sì? Io avere un grande impegno di lavoro adesso con taxi, perciò andare. Devi andare, d'accordo, grazie per essere passato. Sarà stato un piacere, Nicole. Come al solito, grazie della birra. Buonasera. Buonasera. D'accordo. Ciao, Sebastian. Ciao, Drago. Da svidania. Da svidania. Lei non ci siamo conosciuti, mi sa. Scusa, io essere stato maleducato non presentare, dottoressa. Ah, com'è? Sì. Piacere, da. È Emily. Ah, Emily, dottoressa Emily, piacere. Piacere, salve. Il mio nome è Ilya Dragunov, può chiamare Drago. Drago, ok, piacere. Da, io fare giro di conoscenze, non ho presentato anche a voi, piacere. Ilya Dragunov, piacere. Io sempre qua. Dottore Barrett. Sì. Da. Ha sentito il suo nome già in giro. In ogni caso. Penso che noi vedere spesso. L'ospedale è il mio posto preferito dove aspettare chiamate di taxi, praticamente. Sempre vedere Nicole, sempre vedere gente di nuovo. Eh sì. Va bene. La cosa importante è che sigano le mie aspettative. Dai, è spento. Mi stipendio. È un po' che semplicemente. Va bene. Un saluto comunque, Nicole. Buon lavoro, Drago. Buon lavoro, Drago. Buon lavoro. Buona serata. Ciao, Emily. Aerci. Che barba. E che noia più che altro. No, scusate, piccolo. Sto aspettando il dottor Anderson. Beh, vedi, se taglia al punto giusto, ti vende come te. Ah, ma a me dici? Sì. Ah, la barba, sì. Sì. Io ce l'ho così perché mi cresce a chiazze, quindi ho dovuto essere un po' creativo. Cazzo, in che senso? Alcuni punti non cresce come in altri. Ah. Non è uniforme. Esatto. E quindi, insomma, ho lasciato le basette, ho lasciato i baffoni. Ho lasciato la mosca, che non si usa più dagli anni 90. Beh, non è mai troppo tardi, signore. Per la mosca? Sì. Beh, fosse solo la mosca, allora ok. Però effettivamente tutto insieme ci sta più o meno. Mm-hmm. Sì, sì. Va bene. No, cioè, sì. E orse stanno accompagnando gli sceriffi che hanno appena avuto un incidente alle sceriferie di Paleto. Dico io. Sentito un incidente, non ho capito bene. Alla sceriferia di Paleto hanno avuto un incidente. Ah, quindi... Ma li state accompagnando qui? No, alla sceriferia di Paleto siamo riusciti a curarli sul posto. Avevano subito un incidente stradale. Perfetto. Ragazzi, io farei un applauso all'infermiera che è stata eccezionale. Ma non lo sente l'applauso. Clap, clap, clap. Clap clap. Se lo sente il primario. Mama, che hai detto clap clap. Primario. Te lo guarda, ti mette, ti appende proprio per le palle, ti appende. Mamma mia, che fobia ha. La radio è molto importante per lui. Ah, giustamente. Sì, la comunicazione nella radio, intendo. Beh, è come la polizia. Sì, qualcosa del genere. Sì. Infatti non ho capito, poteva fare lo sceriffo, siccome tuo fratello. È vero, aveva un comportamento da sceriffo, guarda. Veramente, ha la stessa... Stesso comportamento di uno sceriffo. Il dottor Anderson? Sì, veramente, un comportamento da capo sceriffo, cioè. Parli del diavolo. Zitti, cosa mi ci ha sentiti, Quando... Aspetti! Facciamo volevo fargli dire una roba. Buonasera. Buonasera. Grazie mille del supporto. Sì, ha ragione. Eccola, sì. La cartella ha ragione, sì. Ma c'è ancora la mano col trolley fantasma? Non so neanche chi sia. Ah, tu non l'hai incontrato all'aeroporto? È il signore che... è la prima persona che ho incontrato quando sono tornato. Quello? Sì, è un signore a cui hanno rubato... Lui era venuto in vacanza qui e stava andando via in aeroporto. Stava tornando a casa sua, ma gli hanno rubato il trolley. Ma? E gliel'hanno rubato da sotto le mani proprio mentre lo stava portando. Ma gli hanno scippato proprio.
Esatto, gli è rimasto il trolley, cioè la sindrome del trolley fantasma. Cioè, gli è rimasto il braccio ancora appeso col trolley. Sì, lo porta ancora, ma non c'è più. È un caso molto interessante. Io volevo far dire al signore che stava aspettando il dottor Henderson. Volevo fargli dire: dottor Henderson, bentornato. Il problema è che c'era il signor Sebastian qua, quello che c'era prima, che doveva andare a fare una seduta, quindi... è già tornato su. Serata tranquilla oggi. Giornata, vuoi dire? Sì. Che bello, pagherei tutti i giorni così, tranquilli. Ah, è arrivato. C'è scritto una frenata della Madonna. Cosa? Era sotto l'ambulanza. Il signore. No? Che trasporto di super emergenza. Chi è seduto sopra? Cos'è? Ma non lo vedo, ma è. Ah. Credo abbia un cappello. Sedia a rotelle. Ah, mi è svenuto. Fate largo. Ma che è? Pericoloso. Ha un alto livello di mio duro. State lontani. Aia. Porca sì, mio cosa? Duro. Mio duro. No. Via. Mamma mia. No. State lontani. Si può morire, eh? Vado a vedere. Vado a aiutare i colleghi. Vado. Mettiti la mascherina. Messa. Posso? Salve. Salve, signor donatore. Vado ad aiutarli. Sono qui perché mi voglio circoncidere il pube. Eh? No, il pube. Il pube? Non è la stessa cosa, il pube. Chi è il chirurgo? Pube? Chi è specializzato? Vabbè, quel serve un chirurgo. No! Allora, no, sì? aspetti. Controlliamo. Se vuole circoncidersi il pube, ci vuole un miracolo. Ma non poi... il pube! No. Che miracolo? Allora, però una cosa, devo stare bene perché domani inizio anche il giuramento di polizia, no? Che quindi siete in gap. E volevo farlo. Mi scusi, è necessario circonciderla per la polizia? Magari allarghi i pantaloni. No, è necessario. Ma il pene o il pube, mi scusi. È importante la differenza. La differenza è che se lei si circoncide il pube diventa Ken. Cioè? Eh? Divento americano? Emily? No, cioè perde tutto. Vedo che la specializzazione in chirurgia. Sono specializzata, però sono specializzata. Sì, guarda qua. Signor La Tracchia, allora senti, io devo sbucciare la ragna, quindi il primo passo. Allora, sicuramente... La Tracchia, qui abbiamo un chirurgo, se vuole sbucciare l'arachide. Ma scusi, ma cosa la dottoressa Moore? Ah no, dice, volevo comprare un chilo di frutta. Ma lei vuole... Quindi lei vuole circoincidere il pene per fare un attacco terroristico, è questo che ha detto. Salve, buonasera. Ma che salve? Scusi, lei deve fare l'addestramento dei poliziotti. Sì, domani abbiamo la prova ballistica. E a cosa serve circoncidere il pene? Penso che mi esamineranno anche il pube, ballistica. Ah, è solo per una questione estetica? Sì. Devo fare bella figura, bello con loro. E magari si mette un fiocco domani. Ecco, segua la dottoressa. La dottoressa Moore è una chirurga molto brava, si può fidare. Se vuole assistiamo. Nicole! Sì, ma non è operato da sola. Manderetemi il pezzo di bube che fa. Certo, venga, non si preoccupi, andiamo. Nicole, io non ho mai operato da sola, mi assisti? Buonasera. Certo, perché assisti, assisti anche Michael. Cioè, buona fortuna. E qui apposta, Michael. Guarda che Michael è bravo, eh. Okay, io... Ha anche sistemato il prepuzio di un uomo, quindi. Ottimo. È vero. Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Non è esperto, sto dicendo, ecco. Sì, questa. Oddio, c'è l'operatoria preoccupata. Sì, non è entrata, mettete che la mascherina. Si è sigillata, eh. Esatto. Allora, dobbiamo attendere un attimo. Ma no, Zobby! Disinfettante e la siringa, che dobbiamo fare un prelievo. Se no utilizziamo la sala di qua. Bordello, di qua abbiamo altri lettini per la sala operatoria. Venite. Qui. Venga la Tracchia. Venga. Qui abbiamo un lettino. No, è ammalatissima. Non è... Ma no. Qui si vuole. Allora,
signore, gentilmente, se può togliersi i vestiti, li appoggia, guardi. Da cosa? Quel... togliendomi il prepucolo e tutto questo. Sì. Domani è un problema, in caso faccio stretching, cosa? No, gli mettiamo un po' di ghiaccio, non è un problema. Ma tu dove lo metto il ghiaccio? Dentro? Come? Lo mette sul pube. Perché vado in polizia con il pantalone sbagliato perché si scioglie il ghiaccio? No, andiamo con il ghiaccio secco, la cracchia. Si secco? Spruzza prima di iniziare. Eh sì. Ah, non macchia i pantaloni? No. No. Sicuro? Sì. Al massimo macchia alle mutande, ma non si vede. Ma allora mi deduto, eh? Eccoli. Oddio, okay. Hai lanciato i vestiti? No, questo aspetta, glieli raccolgo un attimo. No, erano... erano quelli da spogliare lì, se si aspettano davanti. Ok, apposta. Dopo come esce fuori di vado sul letto. Allora, prima volevo solo farle i complimenti per la scelta. Comunque. Delle mutande. Sì. Allora, si... Non per terra. Non è igienico, signor Latracchia. Benissimo. Allora, io sono qua come la tua assistente. Chirurgia. Si sdrai sul lettino, Latracchia. Io devo parlare con il... Con il primario e la direttrice, io vieni un attimo, Nicole. Ah, ma meglio, si strani meglio, non possiamo curarla qui. Nicole, vieni un attimo. No. Di qua, Nicole. Con calma. Nicole, vieni qua un attimo, devo parlarti. Perfetto. Nicole, mi senti? Ragazzi, non la sentite? Sentiamo, Nicole. Okay. Allora, mi senti adesso? Nicole, vieni un attimo, ci devo parlare. Allora, dicevo, sì, un attimo, mentre io vado a parlare, puoi disinfettare la zona e radargliela cortesemente. Va bene. Perfetto, arrivo. Okay. Oh, un secondo, una chiamata, devo dirti che sto operando il pube. Ah, dietro. Nicole, io non ho la specializzazione in chirurgia, non ho mai operato una paziente da sola. Hai messo sul tuo curriculum che sei un chirurgo? No, non ho messo. Non ho messo, cioè sono specializzando in chirurgia. Prendi un libro, apri Google, leggi come si fa e fallo. Come? Muoviti! Aiutami! Perché no? Un intervento non si fa così dall'oggi dall'ora al dopo. C'è bisogno di tempo per prepararmi. Benissimo, dai, andiamo. Mi sono preparata io. Okay. Non ne trovo nulla. Dobbiamo fare la rimozione chirurgica del prepuzio. Ok, quello ci sono, capito? Ci sono andata anche senza cercare, però devo capire i passaggi tecnici. Andiamo, dai. Ok. Posto col signore qua? Sì. No, sta. Sì, dobbiamo circoncidere il signore. È a posto. Ah, come volevo prima. Benissimo. Posto, sì. Emily, ti passo il bisturi. Ok, perfetto. Allora, hai diciamo anestetizzato la zona? Non prima ancora, cosa aspetta. Anestetizziamo la zona e passiamo della lidocaina. Ok. Ecco qua. Molto bene. Ti passo il bisturi. Ok, bisturi, grazie. Benissimo. Devi effettuare un piccolo taglietto. Dottor Horse. Ok. Dica. Un piccolo taglietto sì. Qua. Se okay, ha il mio numero mi può chiamare un attimo. Va bene. Ok. Signore, non dovrebbe sentire nulla. Ma che cioè, in ospedale. Cioè, non si sente nulla. Aspetta. Il taglio lo devi fare in prossimità del solco qua del glande. Ah, ok, ecco. Okay, va bene. In questo modo avrà molto meno sensibilità a livello glandulare. Ok, benissimo. Ecco qui. Ok. Adesso togli questo pezzo di pelle. Perfetto. Rimuoviamo con una pinza. Dammelo per fuori, una pinza per fuori. Subito. Alzi un po' la voce, Nicole. Ok, grazie per la pinza. Ok, iniziamo ad asportare il lembo di pelle, diciamo, esatto. Inciso.
Perfetto, esattamente lì sul solco del gland. Adesso rimuovi. Ok, perfetto. Dammi pure ecco il lembo, lo porto via. Ecco, okay. Quindi la ciotola. Ok. Ok, c'è una piccola perdita di sangue, dobbiamo adesso procedere con la chiusura, esatto, diciamo, della ferita, quindi esatto, dobbiamo cucire. Procedi e con dei piccoli punti di sutura, esatto, però quelli che si assorbono. Esatto, quindi per favore qualcuno può passarmi i punti di sutura, diciamo. Aspetti. Ok. Io eccoli. Ok, grazie. Ok, iniziamo a cucire la parte dove ho inciso. È ancora con noi, signor Latracchia? Ok, sì, può darsi che sia un po', diciamo, anche scandalizzata, diciamo, possa sentirsi un po' strano. Mi l'effetto sa che della... ha fatto l'errore di guardare. Esatto, mettiamo un... diciamo un separè, un telo per non farli vedere, diciamo. È troppo tardi ormai. Vabbè, c'è il lembo in mano, c'è... Metto la mano, metto. ok. Copra la vista. Molto bene, prima di coprire... Ho inserito tre punti, ecco qua. Perfetto, adesso ricopri la zona di nuovo di lidocaina. Ok, lidocaina, per favore... 5 milligrammi. Vai... Perfetto, 5 grammi di lidocaina. Milligrammi, sì, esattamente. Milligrammi. Perfetto, adesso devi avvolgere la zona. Ok, avvolgo la zona. Benissimo. Perfetto. Utilizza pure le mutande per tenerlo fermo. Sì. Inserisci tutto dentro. Oh. No, non guardi. Ecco. Benissimo, qui, a posto. Signor Latracchi, abbiamo quasi finito. Eh? Un attimo solo, mancano gli ultimi 2 o 3 passaggi. Stia tranquillo. Che così abbiamo il 60% delle malattie venerie in meno, esatto, così. Ora... Ma conto i piedi, eh. 1, ok, 2. Perfetto. Sta a posto. Ora... Benissimo, io direi che l'operazione è andata a buon successo. Dovrebbe essere concluso, non ci sono più perdite di sangue, colleghi. Benissimo. Perfetto. Vedo che il gonfiore sì c'è, ma non è troppo elevato. Il colore, allora, è tornato normale. Adesso che si sveglia il paziente, devi dargli gli antibiotici. Esatto, sì, sì. E sì, antidolorifico, certo, ovviamente. Poi mamma mia. Gli chiedo anche se la puntina la vuole tenere, perché so che qualcuno se la fa essiccare la tiene. Oh mio Dio. Allora, è un po' disgustoso. Perché io lo trovo veramente... Lo usano come segnalibro. È disgustoso, secondo me. Allora, aspetti un attimo. Ok, il paziente è un barattolino sotto vuoto. Ma il paziente è svenuto, signori? No, credo sia addormentato. Si è addormentato, ok, perfetto. La tracchia, cioè, aspetti, lo so. Tieni, io che ci ho già provato prima. No, no, okay, prego. Un secondo. Prendete questa ciotola. Tieni, no. Michael. No, No, mi sa che è proprio l'anestesia. Ma polso c'è, eh? Adesso lo portiamo di là in reparto, prendo la barella. Avete controllato il polso? Terapia d'urto, aspetta. Mi è andato in arresto cardiaco, no? No, eh. Ma chi è che va in arresto cardiaco per una circoncisione poi? Appunto, è quello. Ecco qua la barella, signori. Controlli il polso. Carichiamolo sulla barella. Controllo. No, c'è il polso. Ok, allora aiutatemi a caricarlo qui sul lettino, okay, che lo portiamo in reparto. Mi va aiuti, bene, eh? Lo mettiamo sul lettino. Al mio 3. Colleghi, qualcuno sa dove sta il 1. Stiamo operando. 3. Ecco qua. Sul lettino 1. 2, cioè, non ho capito 3. Bene, okay, eh? Parla come signor Latracchia? Sì. È diventato bambino. Si sente bene? Sì. Ok, perfetto. L'operazione è avuto con successo, è stato circonciso. Quindi adesso posso sbucciare? Cosa? No, adesso gliel'abbiamo sbucciato. Abbiamo sbucciato di tutto. Anche prima. Esatto. Dice? Sì, allora. Si è svegliato? Allora, signor Latracchia, piccole raccomandazioni. Adesso la mia collega le prescriverà degli antibiotici, esatto, dovrà prenderli per una settimana, 2 volte al giorno. 2? Dopo i pasti. Sì. Le daremo anche un antidolorifico. Pranzo e cena. Esatto, le daremo anche una volta al giorno. Prende pranzo e l'ora di cena, sempre. Si mangia una merendina. Esatto. Le daremo anche un antidolorifico, signor Latracchia, lo farà, deve prendere. Signor Latracchia, lo sì, utilizzi l'antidolorifico, perché esatto, farà molto male i prossimi giorni. Esatto, e le daremo anche del ghiaccio secco, qualora le servisse, d'accordo? Piccole premesse, evitiamo tipi di rapporti, evitiamo rapporti, diciamo... Le consiglio di evitare il riverbero, dottore. Un secondo. Un secondo. Che scusate.
cioè, tira del vento un po' strano qui, un po' l'aria condizionata. L'unica cosa che volevo... Aspetta solo un attimo, Emily. Signor Latracchia non può avere rapporti sessuali per una settimana. Come? Io non posso, l'ho fatto per avere rapporti sessuali. Sì, ma per una settimana deve lasciare che la parte si Vabbè, almeno c'ho la scusa. E mi raccomando... si metta giù, signore. Okay. E mi raccomando, nessun tipo anche di... No, diciamo... tanto mi ha già detto prima che non si masturba. Ecco, non si masturbi, neanche, esatto, ma soprattutto non sfreghi il prepuzio sul tappeto, cioè, perché adesso non ha più, non si preoccupi, non ha più la pelle intorno, il glande scoperto, glielo ricordo. La pelle? Ma... quello posso dei grande. Ma era lui quello del tappeto? No, non era lui. No, non è. Ah, ok. Però glielo sto dicendo, non sia mai che va di moda. Dottoressa, ma fuori contesto sembra strano. Ma secondo voi... l'aspetta di strusciarsi contro i tappeti. Esatto. O allora, le dovesse venire in mente di fare una cosa del genere, non lo faccia. No. Piuttosto gli alberi. Perché gli alberi, mi scusi. Madonna, no, che male, non voglio pensare. No, 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 comunque signore, la, la lascio nelle mani. Non lo sfreghi da nessuna parte. Lo tenga nelle mutande, lo lubrifichi. No, no, non neanche, neanche lubrifichi. No, 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 no. Fa male, può avere infezioni. Deve lasciare fermo, no, se posso fare la pipì? Sì, quello sì, certo. Però dico, farà molto male. Ma da dove esce? Da dove usciva prima? Non è che l'abbiamo tagliato il pene. Non è che l'abbiamo tolto, esatto. Ma lei sa come funziona una circoncisione, mi scusi. Sì, la tracchia. Esempio, lei sa che sei un prepuzio, perché... No, il prepuzio è il mio... il pene. No, che abbiamo tagliato il pene, mi scusi. No, è la secondo lei, secondo lei noi l'abbiamo tagliato il pene e poi le diciamo non può fare sesso per una settimana. E forse per questo. E poi dopo come fa, scusi, con, esatto, con la mano? Dopo una settimana come fa, scusi? Magari cresce, che come le contano di certo. Perché ne so io? Giustamente, i medici siamo noi, scusate. Io volevo sbucciare la ragna e per una settimana non posso farlo. No, no, la lacchina è sbucciata per sempre ormai, non ne possiamo più rimanere. Ma io dovevo sbucciare con qualcuno. Ah, con qualcuno? Tra più di una settimana ho sbucciata con lei, è fatta, finalmente. Vabbè, lo può dire ai suoi amici, gliel'ha sbucciato, ma... madonna. Sì, potrà dirlo, ma... mamma mia, c'è proprio... tiene un vento strano questo ospedale, mamma mia. Non ho capito, mi scusi, aveva lo so, purtroppo un po' un problema comune. No, ma quindi secondo voi adesso è più bello? Teoricamente tante persone dicono di sì, però sinceramente io sono una donna. Dice alle sue amiche che adesso sono circonciso? mi pare un po' eccessiva questa cosa, comunque. E poi, poi violerei il segreto professionale, dicendo la legge. No, non violi, violi tutto, non posso, sono obbligata a non violarlo. Vabbè, vado a prendere gli antibiotici e gli antinfiammatori. Aspetti, gli antidolorifici, scusi. No, 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 rimanga così intanto perché potrebbe far male. Arrivo subito, arrivo, Ok, la testa come la sente? Ecco qua. Scusa, lei è single? Io? Sì. Non si dico bene? Forse. Ecco qua, signore. Adesso pian piano può rivestirsi, però piano, le dico piano, perché... qualsiasi urto leggero, qualsiasi sfrego può farle molto male. E mi raccomando... se per sbaglio... Oh mio ma Dio! Cosa ma cosa che ma da dove l'ha tirato fuori? ma se lo tolga subito! Oh mio Dio! Mi è andato un casco! Ma si tocca il casco! Tocca il cappello, il casco! Si tocca sto cappello, signore! Sto casco, cappello, non so cosa sia! Se lo tiri via! Se lo tiri via intanto, signore, che... che... se lo tiri via! Tolga il casco! Non mi sento! Tiri via il casco! Voglio sapere la storia del casco. No, signor Latracchia, dovevo andare alla borsa, dovevo salvare vite. Comunque,
Signora Latacchia. 40 minuti per una circoncisione, signora Latacchia. La punta del il prepuzio lo vuole tenere? Sì, grazie. Oh mio Dio. No, allora, un attimo i colleghi, per fuori che devo parlargli. Pensa lei alle seccature o... Devo parlargli un attimo. Signora Latacchia? Ostia. Sì? Oh mio Dio. Mamma. Mi sentite? Sì, sì. Ok. Signora Latacchia, allora... ok, perfetto. E mi raccomando, gli passo questi antibiotici che le serviranno nei prossimi giorni. Ecco qua. Sì. E ecco anche gli antidolorifici che le assolutamente, ma dico assolutamente, le serviranno. Questi, signore, se vuole vivere una vita, una bella vita, una bella giornata, li usi. Ma ti riprendo a Zordo? Allora, sempre dopo i pasti una dose di ognuno, ok? Dovrebbe bastare. Se il dolore torna, ne può utilizzare un altro antidolorifico, diciamo che l'utilizzo degli antidolorifici varia a seconda delle esigenze personali. Invece per gli antibiotici deve utilizzarli ogni volta dopo il pasti, pranzo e dopo cena. Okay. Bene, posso avere per fuori la sua carta d'identità? Per quanto riguarda l'operazione, volevo solo farle presente che è un'operazione specialistica questa. Quindi quanto costa? Aspetti che controllo. Costa esattamente dal 800 a 3000 dollari. È stata una... Non 2067 ok. Diciamo che allora, è un'operazione molto piccola, quindi... Per questa operazione possiamo fare 800 esatto, dollari. Esatto, un'operazione molto facile, molto veloce, diciamo, l'equipe medica sta poco impegnata. Fagli lo sconto, Emily. Sì, sì, 800 dollari la facciamo perché non è... No, fagli ancora lo sconto, perché sarà un agente... Ha detto che fa l'esame domani. Domani faccio sicuramente. Ah, giusto, ecco, quindi fagli lo sconto, è un... Ok, allora facciamo... Fai 400. Sì, 500? 400? 500 e mi do il prepuzio indietro. Sì, quello sì, glielo diamo indietro, non si preoccupi. Se lo vuole, glielo diamo. Lo conservate. Benissimo, signor Latracchia. Okay. Una buona serata. Guardi, mette una firma qui alla ma fattura. Ma adesso me ne devo andare via? Io sono così bene. Mette una firma qua sulla fattura. Grazie per avermi aiutato a sbucciare due lacrime. È veramente molto gentile. Ecco qua. Grazie. Grazie mille. Niente, è il nostro lavoro. E, mi ricordo, antinfiammatori, cioè antidolorifici e antibiotici. Mi raccomando. Grazie, Ok. Allora, come si esce? Mi accompagno, secondo so che poso mi metto via il letto, Un attimo, lo mettiamo qua, perfetto. Perfetto. Ma venga, mi fa un po' male. Mi immagino che camminare un po'. Proprio a camminare. Esatto. Così con le gambe un po' larghe. Esatto. Ok, prego anche l'altra. Ottimale. Signorina. Prego. Che brutta idea di cazzo. Vedrà che poi non se ne pentirà, vedrà. Prego. Grazie mille. Buona... Ma quanti bei dottori. Buona serata. Buonasera. Grazie per il prepuzio, Sì, prego, caro. Prego. Nicole. Sì. Grazie mille. Prego. Per aiuto, ecco, io è stata la mia prima operazione da sola. Non ti preoccupare. Spero di averti. Ho sempre assistito ultimamente. Devi ringraziare che è la mia zona, cioè. Infatti. Per fortuna. Sì. Beh, tu sei ginecologa, diciamo, non sei molto urologa, ecco. Androloga, scusami. Però me la cavo lo stesso. Non ho fatto nello specifico andrologia, però. Però comunque ginecologia è lì, diciamo. Esatto. Bene, grazie. No, perché dovevo prepararmi, cioè diciamo io non ho operazioni, solitamente ero abituata che il mio chirurgo, il mio supervisore, diciamo,
si preparava un giorno prima l'operazione e poi il giorno dopo operare. Lo so, ma questa era una circoncisione, cioè nel senso... No, lo so, ecco, sì, è facile, è breve, è veloce, però comunque... Ecco. Questo è il discorso. Si fa in dei hospital, come vedi, quindi sì. Non è ritenuta una cosa grave, no? No, no, comunque è a posto così, meglio. Beh, ora devo scrivere la cartella clinica. Sì, sì, procedi. Parte di pelle del glande, lui era convinto che quello fosse tutto, cioè la circoncisione fosse tutto il pene. Sì. Se no, non ho capito. Che ne so. Io, ma, no, signora... ma lui vuole ancora l'idea di togliersi tutto? No, non ho capito. Ha già fatto no, l'operazione. No, non voleva togliersi tutto. Freddo. Lui voleva sbucciarsi l'arachide, come ha detto lui. Sì. Quindi, insomma. Beh, tra l'altro, no, non aveva i soldi. Sbucciarsi l'arachide. È circoncidersi. Forse la circoncisione. Ma quindi aveva al posto del pipino l'arachide? Ho trovato questo. No. Ed è un pene comunque. No. La signorina si è cambiata, pene. Chiamate un attimo Gigello. Ah, perfetto, finito signorina. Sì, non è perfetto. Il modo in cui mi vesto di solito, però ho trovato questo. Ah beh, almeno è già qualcosa. Direttrice, ci servirebbero anche 4 tute Avmat se riusciamo a trovarle. Come si chiama? Gigè. Natalie Cloud. Natalie. Si è impegnato? La signorina Natalie ha finito di vestirsi nello spogliatoio. Siamo un attimo con dire, facciamo, ci facciamo e arriviamo su. Sto a distanza, ci sei stato più tempo tu insieme. Io ci sono stata un minuto. No, dico, sto a distanza da te. Ciao. L'esame del mio duro. Salve. Salve. Ah, siete tutti. Eccolo. E salve. Ma allora, ti stai occupando anche tu del caso con GG? No, io ho effettuato una circoncisione. Ah. Il mio primo intervento chirurgico in singola, da sola. Come è andato? Benissimo, devo dire che è stato rapido e indolore. Il paziente si è subito ripreso dopo l'anestesia locale e è tornato alla sua vita quotidiana, è stato dimesso. Ottimo. È andato a buon fine. È stato emozionante, diciamo, è stata la mia prima operazione. È stata la mia prima operazione da sola. Brava, brava. Inizialmente ero molto preoccupata perché hanno detto, oh, chirurgo, sì, abbiamo una specializzata, io come, tipo ero, no, non volevo, poi alla fine mi hanno convinta, i colleghi mi hanno fatto forza, ho detto vai, fallo, e mi ha assistito Nicole. Supporto? Sì, sì, Nicole mi ha assistito, mi ha aiutato a ricordare i passaggi e, come si chiama il nome? Un secondo che non mi ricordo come si chiama, e... Rosenberg mi ha diciamo passato gli strumenti e si è occupato di fare tipo l'anestetizzarlo, a pulire la zona diciamo in cui dovevano fare l'operazione. Mm-hmm. Bene. Sono contenta, dai. Devo fare la cartella medica ora. Eh già. Sarà un lavoro da fare, ecco, vediamo un po'. Fatto poi la fattura, tutto quanto? Sì, alla fine diciamo, tra quale che siamo messi d'accordo che sia stata un'operazione molto veloce, abbiamo fatto anche, diciamo, poi il soggetto era... un agente di polizia, una recluta, quindi ho deciso di fare uno sconto diciamo all'intervento. Avete fatto bene, sì. Invece di farlo di 800 abbiamo fatto di 500. Buono, sì, ci sta. Poi intanto abbiamo messo cibo, cioè l'operazione in sé è durata 10 minuti, neanche. Eh sì, molto semplice. Io devo parlare urgentemente con Gigi. Ma che è successo?
non ti preoccupare. Ho saputo che hanno operato una persona con una roba pericolosa. Ecco, una tuta anche. Gli dica subito di venire qui. Esattamente, dobbiamo fargli domande. Dobbiamo parlarti, fai delle domande. Sì, se no. Rosenberg, dov'è? Pigli legnate anche da questi, Jim. No, ma che legnate? Noi curiamo. No, no, noi dobbiamo solo sapere dove ha preso quello e fargli qualche analisi. Rosenberg, dove si trova? Ma già lui... sono precedenti. Sono all'ingresso. Ok, ho bisogno un attimo di tuo aiuto. Dov'è? Si voleva tromba. Io avrei fatto finta di non essere andato lì. Eccoti. E mi aiuti a compilare la cartella clinica, perché per i dettagli e tutto, un attimo, vedere un po'. Ah, sì, della tracchia. Sì, esatto. Sì, lo faccio io. No, facciamolo insieme, diciamo, ah, così capiamo. Mi dici cosa scrivere, ecco. Aspetta un'altra volta? Sì, no, se non volevo la tromba, gliela porto un altro gioco. Se, la tromba? Ok. Ma cioè, non, è che non capisco che cosa devo fare con la tromba. Hai chiuso la lui me l'ha detto. Io devo fare, cioè, mi scusi, cosa vuol dire che devo fare con la tromba? Ma io? Tu. Tu non l'hai detto. Non rida, io lo so che sta ridendo, non deve ridere. Adesso spiego. Non, no, si giri, se ha le palle si giri e spiega cosa è successo. Bastardo. Non ho capito, ha detto che voleva darmi una tromba, ma non ho capito. No, credo ipotizzo abbia detto che vuole dare una trombata. Però il signor Latracchia... No, l'ha detto il nostro collega, molto probabilmente. Quindi non ho capito, il suo collega, cioè il nostro collega voleva trombare la Tracchia? Credo di sì. Ma come, a me? Non lo so, lei lo spiega, ma non siete pervertiti, me ne vado, Ma no, venga che dobbiamo chiedere i documenti, signor Latracchia. No, l'ho già chiesto, quindi ce l'ho già. Sì, sì, andiamo a compilare la cartella che avevo da scrivere. Arrivederci, signor Latracchia. Ma non era la pervertiti, ha chiesto la tromba. Perché se dimentico i dettagli, diciamo, magari in due è meglio. Sì. Ci mettiamo magari qui nell'angolino. Allora, l'operazione, diciamo, schiamo, l'operazione, diciamo, un attimo, prestazioni sì, mediche, dopo, operazione chirurgica semplice, tra parentesi, circoncisione. Esatto. Poi il solito nome, cognome, numero di registrazione, codice fiscale, il telefono, le solite cose. E gli hai dato anche un antidolorifico? Gli ho dato degli antidolorifici e degli antibiotici, sì, per la prossima giornata. Scrivi anche quello. Sì. Ma come si chiamano Emily, i punti? Lei sta scrivendo tutto quanto?
anche il nome e cognome, sta scrivendo proprio tutto? Sì, tutto. Perché quello lo può copiare dal cadavere. Ma non ce l'ha, non ha fatto nulla mai. Il signor Latracchia? Sì. Ma che cazzo quello lì? Comunque, io ho scritto in data 18.08.2020 il paziente si è ricato in ospedale richiedendo una circoncisione. Sono state fatte delle analisi al paziente ed è stata organizzata un'equipe medica per l'intervento. Durante l'operazione è stato trasportato il prepuzio, sono stati utilizzati dei punti di sutura. Come si chiamano i punti di sutura? Quelli che si sciolgono, diciamo, quelli che si assorbono, diciamo, da soli, ecco. Beh, no, guardi, non serve scrivere così tanto. Secondo me può riassumere molto, altrimenti ogni volta che fa un'operazione qui ci passa un pomeriggio. Ecco. Può scrivere semplicemente operazione chirurgica semplice, circoncisione, okay, al paziente sì, avvenuta con successo, al paziente è stato somministrato dell'antibiotico, eccetera, eccetera. Può fare tutto in una riga, non si preoccupa. Ok, la chiamata era una fake. Come si dice, li sono stati gli antinfiammatori e gli antibiotici? Li sono prescritti. Prescritti, ok. Demi, ho fatto un'operazione chirurgica. Esiste. Michael David Rosenberg, assistente chirurgo. Ok, ho compatto, adesso va bene. Perfetto, se lo stavo leggendo. Sì, anche troppo, guardi. Mi piace essere precisa e scrivere le cose per bene a me. Sì, comunque tutto giusto. Perfetto. Ottimo. A posto, io ti ho messo sotto la voce anestesista, va bene? Oh sì, grazie mille. Sì, così fai parte dell'intervento, magari se più Mario o no. Sì, questo lo legge. Sì. Tutti li inseriscono il cad. Oh, interessante. Eccole. Grazie mille. Ok, allora la libreria ci va a fare le cronache. Salve. Salve. No, arrivederci.
Ah, bene. Perfetto. E le stiartelle la posso portare via? Sì, sì, puoi portarla, grazie mille. Allora, buona serata. Hopla. Raga, vado un attimo FK. Mi metto qui. Arrivo subito, vado un attimo a prendere da bere. Mi scusi, signor Baleno? Mi sentite? Sì, mi dica. Ah, signore con... attualmente è dentro con gli altri medici. Ok, allora attendo. Ecco. Scusate, non mi sentiva, signore. No, non la sentivo, vabbè. Ok. Fatto io. Ok. Congratulazioni per la prima operazione, comunque. Grazie, grazie, è stato emozionante. Posso immaginarmi. Quindi adesso si comincia a strillare. Quindi mi sta dicendo che c'è un virus qui in giro? Ma virus, ma che dice? Non c'è nessun... Ma l'ha detto lei, dottore, ma che dice? Bene. Ah. Mamma mia. Ah, mamma mia, che tensione, ok. Ah. Salve. Scusi, una domanda. Dica. Il dottore che mi ha curato, diciamo, che si è preso cura di me, come si chiama? Lui? Quello là dietro. Aliberti. Ma come ha detto? Apotecare, mi ha detto che si chiamava, che era libanese. Dottor Aliberti. Aliberti, va bene, grazie. Prego. Dottoressa, mi scusi. Ha detto che c'era un virus in giro, io mi sono sentito. Cioè... Un virus?
Ha detto c'è un virus in giro, che ne so, mi sono allarmato. Può darsi, ma come... Ma tutti... No, perché ho detto, come mai tutti con le mascherine? C'è un virus in giro, no, è che noi utilizziamo le mascherine per quei... quando stiamo a contatto con i pazienti, meglio prevenire che curare. Però... Certo, certo, certo. E altro per noi, capisco. Ecco. Ma dove è andato il dottor Aliberti? Lì dietro. C'era? Se mi sa che ho bisogno di una vista per qui specializzato ha bisogno di esce dal servizio per stamattina praticamente mi sento aerci ok è... ok allora prego venga la cosa? Visitiamo si l'ha detto che da stamattina si sente stanco giusto sì questo è andato ma lei ha bisogno di qualcosa signore dopo no. Saluto al lavoro ok ok fatto ci ha pensato il dottore Alberto è meglio farle una visita venga. Bene, bene. Adesso mangio uno bello yogurt. Stiamo qua a aspettare il paziente. Ah. Cioè, il suo collega mi ha mandato a fanculo, ma le pare. Ma chi? Ma Aliberti. Lo segnali alla primaria se vuole, o la direttrice. Ma che cazzo? Vabbè. Non posso farci nulla. Oggi non ho fatto ancora nessuna rianimazione, voi? No, non l'ho mai fatta neanche una mai proprio. siamo in due purtroppo. Capito. Salve, hai bisogno? Sì, è mio collega qui. Sarebbe? Non so, c'è l'auto del concessionario fuori, quindi... chi è il collega suo? Non ne so, ne siamo tanti. Non ne ho idea, allora. Finn? Lo butto lì? Se non lo sa lei, non sappiamo come aiutarlo. Lo so, non è che so il numero di targa a memoria, signore. 14, quindi c'è permesso. Colleghi, per piacere. Lo sposto. Puoi passare da dietro, No, mi sono preoccupato. Non mi sembra ci sia nessuno, però c'è un paziente che è entrato in sedia a rotelle. Oddio. No, è un mio collega? No. Non lo sappiamo. Se vuole può andare a vedere, aspetti, l'accompagno. Ma c'è una cosa di smancia di mascherina? Come? Devo mettermi anche la mascherina, c'è una cosa di... Oh, ma chiamata! No! Ho preso il tablet per sbaglio! Hai sbagliato la tasca, perfetto. E niente. Ce l'ha presa alla fine? Boh. Spento pure la radio. Ma c'è una cosa di strano che devono mettere la mascherina? Ma chi è? Ma chi è? Abbiamo la ma c'è un virus, oh, io? C'era sì, un potenziale contagiato. Ma che orrore! Attenzione, spostatevi! Ma che è sto orrore? Zezè, mi raccomando, vada a farsi subito la dose. Comunque, detece, ha letto la mia cartella medica, può vedere, va bene? Ora guardo. Perché è la mia cartella medica sull'operazione che ho fatto e quindi... Magari così in futuro mi baso su questa. Sì, va bene, sì. Ho scritto anche l'equipe medica che ho visto, sì, è fatto bene, sì. Bravi. È stato un po' la prima volta per tutti, mi sa. Arrivederci. Mi fa piacere che lavoriate di squadra anche perché diciamo, molto spesso ce n'è bisogno. Primario, volevo chiedere, si può fare la roba? Signori, qualcuno ha preso la chiamata? Primario mi riceve? Mi dico. Mi hanno telefonato dall'eliporto, dicono che c'è un'auto targata Alfa Oscar Bravo che è la sua. Cazzo la mia. All'eliporto. Sorella, mi state parlando una accanto all'altra, mi sa. Mi accompagna. Ma che stai facendo? Sì, non c'è problema. Ah no. Ma che stai facendo? Ma fanno i festivi sessuali qua. No, assolutamente dobbiamo. Ok. Ah, Primario. E per riguardo la roba per l'elicottero? Sì.
Poi che facciamo? Meo con lei nel riporto a prenderlo? Cosa fai, Nicole? Che cosa? Perché ho l'elicottero lì? Sì, andiamo. Sì. Allora vado a... Ma abbiamo un garage qua sopra, non avere elicotteri? Sì. Ah, sì. Allora devo andare a parcheggiare l'ambulanza di sotto. Mi riuscite a venire a prendere? Sì. Ok. E questa è la mia... Vado sotto... Allora, garage centrale a parcheggio, piano di sopra. Non riesco a entrare di qua. No, ho chiesto a te. Ah. Ok. Mettetemi il punto su. Sì. Metti tu, Emily. Sì. Tu partecipi, vero? Se posso, sì. Basta quando che non ci schiantiamo. No, però quando apro il McKenzie non ho mezza idea di fare una convenzione, almeno ci danno lì il paracaduti, no? Se mai sì. Che dovesse capitare che si sente male qualcuno. Però a quanto ho capito il proprietario è sempre quello, forse. Sempre il direttore. Ah, è sempre lui? Mi sa di sì. Ah. Però non ne sono sicura. Ah sì, mannaggia, me l'ho lasciata qui 2 anni fa. Beh, ci lasceremo anche questa di fianco. Almeno non ci facciamo mancare ma... Abbiamo la parcheggio bene. Cioè, le parcheggio bene, perché... Che hai da dire al mio parcheggio? Scusa? Ma non lasciate così alla cavolo. In moto pure. Prendi l'elicottero. Sì. Fanger. Perfetto, signori. Sei in radio che stiamo facendo questa cosa, se ci non ci sentono più. Specializzando Emily, primario e direttrice sanitaria in test di volo. Ok, che facciamo a livello? Allora, ci alziamo di quota. Ok. Alzati tanto di quota. Ok. Stanno chiamando aiuto. Pronto? Sì. Lei è? Ti farò sapere il giorno. Ok, hai presente il palazzo più alto di Los Santos? Sì, la Meds Bank Tower. Bene, c'è un H sopra e una terra lì. Ok. Bellissima la vista. Non c'è esattamente un H, ma c'è un sì. 17.
Eo va. Bene, rialziamoci in volo. Allora, andiamo qui, aspetta. Hai presente dove è Bennis? Sì. Bene. Ora ti abbassi di quota, di tanta quota, e voliamo bassi più velocemente verso il Bennis e ti posteggi sopra di esso. Ok. Sopra di esso? Dove esattamente? Dovrebbe esserci una H anche sopra il Bennis. No, non c'è. No, non c'è. C'era. Ok, a posto. Va bene. Voliamo verso l'aeroporto di Los Santos. Dritto a noi c'è un ponte. Passa sotto, sì, il ponte. Sotto il ponte, ok. Oddio. Sì, è facile questo ponte qui. Ce ne sono di più difficili. Ora? Bene, ora ti posteggi al... qui sotto di noi, okay. Tra il palazzo, quello che è esattamente sotto di noi, e il palazzone nella, okay, strada, sulla strada, proprio. Ok, esattamente. Primario, è tornato lo spacca cazzo. Oddio. Ancora è ancora qui. Senti un po', alziamoci in volo. Andiamo... Anderson, ho preso io la telefonata, sto andando vicino al concessionario, pare ci sia stato un incidente. Ok, ora prendiamo il volo. Dicevo, ti alzi in volo, vai qui a destra e voli più basso possibile a livello del mare, stai attenta. Ok. Riesci ad abbassarti ancora? Piano piano. Oh. Abbassati fino a toccare l'acqua. Yeah. Ok. Ok, io chiudo gli occhi, non guardo. Non guardi. Alzati su, va bene così. A posto, oh. Possiamo tornare, possiamo tornare indietro. Perfetto. Noi poi a Paleto abbiamo la vista alla base di atterraggio, invece a Sandy no. A Sandy, a Sandy, no. C'è Sandy, una strada sterrata di fronte all'ospedale, sì, si atterra lì. Esatto. Direttrice, no, però a noi serve che ci riporti indietro la macchina della direttrice. Ok, la... sto volando. Questo c'è un incidente qua sotto. Fuori servizio. Sì. Si vede l'ambulanza, infatti. Primario, qua c'è lo spaccacazzo che ha preso tutti e tre gli antidepressivi, no. E con la birra. Ma no. Sì. A breve rientriamo in ospedale. Va bene, cazzo. Preparo il sanuro?
E dalle costa c'è numero. Ma non come questo? Che dica anche a me prima. Ecco qua. Ci vediamo in ospedale, non ti schiantare. No, no, mi sono schiantata fino adesso. Disse. Bene. Ora togliere per l'elicottero. Ora c'ho la patentina per l'elicottero, c'ho ora. E posso guidare le elicottere dell'ospedale finalmente. Ottimo. Guarda che alto che è qui, oh. Madonna mia. Sono atterrata. Bene, c'ho la patente per guidare l'elicottero. No, aspetta, destra. Allora, salve. Controlliamo se hanno salutini. Bonificato la stanza. Ma che era successo? Alti livelli di mio duro. Signor La Tracchia, qualcosa che riguarda l'operazione? No, no, ho avuto delle leggeri grafi sul gluteo destro. E riguardo l'operazione, come sta il suo bene? Sbio? Sì. Bene, guardi. Ok, non ha, fa male? Ancora non ho fatto bene la pipì. Non l'ha ancora fatta? No, no, dopo faccio la pipì gli faccio sapere. Non si preoccupi. Capito? Sì, la faccia con calma. Ma allora io scappo, grazie. Faccio un saltino, dottore, anche oltre a scappare. È sempre passato qui in questo luogo di perdizione. Mi raccomando, sì, se vuole dare... eviti di scendere dall'auto in corsa, ecco. Se vuole dare un buon feedback dell'ospedale, mi raccomando, sulla equipe chirurgica, faccia pure. Magari i suoi colleghi domani durante il poligono gli dica. Alberto, dica ha fatto una circoncisione ad opera d'arte. Se vuole lo fare anche loro. Sì, gliela faccio vedere proprio quando. Dopo faccio la foto, così mi chiamando. Allora ciao. Perfetto, ciao. Bene, sono contenta che stia bene. Sì. Sono atterrata sana e salva. Brava. Brava. Quindi ufficialmente il brevetto. Sì. Ok. Leggiti il regolamento. Sì, sì. Bene. Sei anche elicotterista? Sì. Complimenti, prima operazione elicotterista. Infatti, wow. Che bomba di. Di sto passo domani operazione ancora aperta. Cosa? C'è di sto passo? Mm? C'è domani operazione ancora aperta proprio. Oddio, andiamoci piano, eh. Ho fatto una circoncisione, eh. Cioè, un taglietto, via un pezzo di pelle e basta. Un secondo adesso che segno un attimo. Bravo, dottori. Arrivederci. Di fretta, di fretta.
Perfetto. Bene ragazzi, sono passate 2 ore ormai dal tutto. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, punto esclamativo YT, e iscrivervi al mio canale Discord, punto esclamativo Discord. Vi ringrazio tantissimo per essere con me e vi lascio da nostro Latracchia, sperando che non stia chiudendo la live. È convinto di voler tornare nel... Quindi... Vi saluto tanto, vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo